Adam Jensen, la tua tenacia è alquanto irritante. Che ne dici di arrenderti? Temo di non poterlo fare, Zhao. Vedi, ormai ho capito. So cosa volete fare tu e i tuoi amici cospiratori. Davvero? Come sei astuto. Un nuovo biochip. Un aggiornamento per limitare le capacità degli innesti. State creando un sistema per uccidere. Avete rapito la squadra di Megan Reed per ottenerlo e state conquistando il mercato per distribuirlo. È tutto perché avete paura delle persone come me. Persone potenziate, in grado di resistervi. Nessuno ti teme, Jensen. Tutti i tuoi sforzi e i tuoi infantili tentativi di interferire non hanno portato a nulla. Dimmi, di recente sei stato in una clinica Limb? Vediamo. Avrebbe dovuto disattivarmi, giusto? Rendermi inerme e indifeso. Gli innesti sono disattivati! Dovresti essere bloccato! Voi donne tendete a sottovalutare gli uomini. Avresti fatto meglio a rimanere morto, Jensen. Tira giù. Non usci. Come ci si sente, Jensen? Sapere che morirai senza conoscere la verità. Pensavo ti saresti rivelato l'avversario più capace. Faccenda a Detroit. Con Barrett. Avrebbe dovuto finire tutto là. O proprio qui. Sarò persino tutto inutile, amico mio. Sei come un... Dimmi prima dove si trova Megan. L'hai persa, Jensen. Gli uomini come noi non riescono mai a proteggere ciò che amano. Jero, sei tu? Non proprio. Adam. Oh mio Dio, Adam. Sei tu? Sei ferito? Che è successo? Cos'è successo a te? Ho rischiato la vita per te, Megan. Ho fatto mezzo giro del mondo per cosa? Non è come credi. Sei parte di questo? No! No, Adam, te lo giuro! Il rapimento era reale. Con l'attacco alle industrie Sarif, miravano a me! Volevano le mie ricerche. E quando hai deciso di consegnarle? Non è andata come credi. Volevo dirtelo, ma non potevo farlo. Non potevo. E poi David ha detto che dovevamo farlo per la razza umana. David? Ma di che stai parlando? Della mia grande scoperta. La base genetica è in grado di facilitare il legame fra innesti e tessuti organici. Io l'ho trovata dentro di te, Adam. Ho usato il tuo DNA.
Io volevo dirtelo, credimi. Ma David mi ha convinto che era importante per l'umanità. Saremmo diventati tutti migliori. Ma Hugh mi ha fatto capire quanto mi sbagliavo. Hugh? Hugh Darrow? Questa struttura è sua. Dopo che Namir ci ha portato qui... Richard, fammi parlare con Sarif, ora! Adam, ti prego! Hugh finge di collaborare con la Tai Yong e gli altri. Ha scoperto cosa vogliono fare e si è offerto di aiutarli. Ma solo per ostacolarli, il loro segnale di... controllo non funzionerà. Grazie, David. Signore e signori, il signor Sarif mi ha chiesto di mostrare come il potenziamento umano può cambiare ogni cosa. E dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso che è proprio ciò che devo fare. Perdonami. Ha modificato il segnale di controllo. Avrà effetto su chi dispone di un nuovo biochip. Hugh non me l'aveva mai detto. Torno a prendere gli scienziati. No, Adam. Io conosco questo complesso meglio di te. Laggiù c'è un hangar. Raggiungi la sala di controllo e apri il tetto. Sarà la nostra via di fuga. Adam, io sto portando fuori la squadra. Tu devi andare a Pancea a fermare Hugh. Non illuderti che finisca così, Megan. So cosa pensi, però devi interrompere la trasmissione. Penso che causi una superstimolazione del nervo vago nei nuovi biochip, scatenando terribili allucinazioni. In pratica fa impazzire le persone potenziate. Sì, e solo tu puoi fermarlo. Usa la navetta Leo, ti condurrà a Pancea. Buona fortuna, Adam. Sistemi automatici attivi. Sequenza Darrow 1, codice 1-1A, pronta all'attivazione. Traiettoria suborbitale tracciata, destinazione Pancea. Iniziare il conto alla rovescia, signor Darrow? Iniziare il conto alla rovescia. Codice 000, conferma 0. Conto alla rovescia in avvio. Sequenza elettrodinamica di assistenza al lancio in fase di avvio.